Benvenuti a Parole a Maglia. Io sono Francesca e oggi vi parlerò di salute del cervello e di Maglia, naturalmente. Prima di tutto però vi devo chiedere scusa per la voce. Sono stata influenzata e la voce è rimasta questa. E sono anche raffreddata. Comunque, mentre lavoro a Maglia, mi piace ascoltare podcast, audiolibri, telecronache di avvenimenti sportivi. Chi mi conosce sa che seguo moltissimo il ciclismo, mi piace seguire anche il pattinaggio di figura. E ultimamente ho scoperto il podcast Feel Better, Live Longer del dottor Chatterjee. Credo che si dica così. Comunque, in uno degli ultimi episodi che ho ascoltato, il simpatico dottor inglese intervista il dottor Tommy Hood, il quale è un medico e ricercatore specializzato in fisiologia e neuroscienze. Il dottor Hood spiega come il declino cognitivo che si verifica nella tarda età non è un destino inevitabile e inoltre illustra i passi che possiamo fare adesso per mantenere sano il nostro cervello a qualsiasi età. La prima cosa che il dottor Hood spiega è che il cervello è come un muscolo. Quando ti rompi un braccio e porti il gesso per un po' di settimane, i muscoli del braccio si atrofizzano e quindi diventano più sottili e deboli a causa della mancanza di esercizio. In inglese si dice use it or lose it, cioè usalo o lo perdi. Per il cervello usarlo significa letteralmente costruirlo e quando siamo piccoli costruiamo il nostro cervello imparando a parlare, a camminare, a controllare il nostro corpo. Ed è un impegno, uno sforzo notevole per il cervello e per il sistema nervoso. È il più importante di tutta la nostra vita. Crescendo affrontiamo sfide differenti, che ci appaiono importanti ma mai così dure come quelle iniziali. Come ad esempio imparare a guidare una macchina, a studiare biochimica, a praticare un nuovo sport, eccetera, eccetera. Più diventiamo grandi, più le cose si fanno più semplici e impariamo sempre meno. E questo è come dire al nostro cervello che non c'è la necessità di costruire delle connessioni complesse perché non c'è niente di particolarmente impegnativo da affrontare, non ci sono stimoli sufficienti. Meno impegno richiediamo al nostro cervello, peggiore sarà il suo declino. Ecco perché è molto importante avere hobby, interessi che coinvolgono corpo e mente. Il cervello necessita quindi di sfide continue, perché una volta imparato uno schema diventa routine, diventa facile e non c'è più niente per cui impegnarsi. Parliamo di ballare, di praticare uno sport, di cantare, di insegnare. E tra le cose che il dottor Wood ha citato c'è anche lavorare a Maglia. Tutte cose che aiutano a preservare il cervello, ma a patto di continuare a stimolarlo con nuove sfide e mettendosi sempre in gioco, senza accontentarsi mai di ciò che si è già raggiunto. Nell'ambito della Maglia credo che voler affrontare ogni volta un progetto diverso, magari imparando una nuova tecnica o affrontando un nuovo modo di costruire un modello o esplorare nuove soluzioni creative, tutto questo credo che sia un modo efficace per comunicare al cervello che abbiamo ancora bisogno di lui. Naturalmente per mantenere sano il cervello ci sono altri aspetti molto importanti di cui tener conto, come la nutrizione, il sonno, il controllo dello stress e le relazioni sociali. Ma per chi volesse ascoltare tutta l'intervista vi rimando al podcast Feel Better, Live Longer,
che potete ascoltare su Spotify o nel sito del dottor Chatterjee, di cui vi metto il link nell'info box. Bene, devo dire che ho cercato di mettere in pratica questi insegnamenti e mi sono dedicata molto alla maglia ultimamente, sia in modo pratico sia, diciamo, concettualmente. Infatti ho partecipato a un workshop organizzato da Nick Victim a Bolzano sul cappotto Aran di Elizabeth Zimmerman. Allora, come tutti i retreat di maglia è stato super stimolante. E ho ritrovato una cara amica in Dana e ho fatto nuove amicizie e ho studiato delle tecniche e delle soluzioni creative. Inoltre, il posto era davvero molto bello, sull'altipiano del Renon a sopra Bolzano. Per quanto riguarda i miei lavori durante l'ultimo mese, devo dire che ho iniziato diversi lavori e molti li ho anche terminati. Il calzino, diciamo, più semplice che sto lavorando con un filato autorigante, di cui però mi manca ancora il secondo, sta andando molto a rilento, forse perché è molto semplice, non lo so, lo tengo come progetto da portarmi dietro quando devo fare, non so, una fila, delle attese, devo spendere del tempo quando sono fuori, allora lo metto in borsa, però questo significa che lo lavoro poco in realtà. Il progetto più importante invece che ho portato a termine è indubbiamente il Norderney di Isabel Kremer, che ho fatto con la super soft di Holzgarna messa doppia. Poi ho fatto una versione di un mio disegno di un berretto che si chiama Catch the Wave, però ho raddoppiato il bordo in modo da poterlo ripiegare. E in questo caso ho usato la Nepal della Drops. Un altro progetto che ho molto amato lavorare è stata la Super Scarf, cioè uno sciarpone in pizzo lavorato con i ferri da 8 mm. È un filato abbastanza grosso ma morbidissimo e molto bello, il Cyrano di The Rerum Natura. Poi ho voluto testare un filato che non conoscevo, le nocciole di Le Wool. E per farlo ho scelto un mio vecchio progetto di fascia collo che al bisogno diventa berretto. Devo fare una premessa: il filato originale era un pochino più spesso e avrei dovuto andare su con la misura dei ferri per raggiungere le stesse dimensioni, ma non l'ho fatto, quindi oltre ad aver usato solo un gomitolo invece che stimavo un gomitolo e mezzo, ho ottenuto un capo un po' più stretto del dovuto, anche se comunque indossabile. Un'altra cosa che ho fatto in questo periodo è aprire un nuovo account su Instagram dedicato alla maglia per le bambole. Dovete sapere che tempo fa vendevo su Etsy con il nome Magical Crumbs dei vestiti e maglioncini per le Barbie e per la Lemmily. Quindi ho ancora le bambole, naturalmente i modelli. E così ho deciso di mettere su Ravelry anche questi piccoli progetti e di dedicare loro un account su Instagram dove pubblicarne le foto. È proprio uno sfizio a tempo perso, però lo trovo divertente. Contestualmente ho chiuso il mio account Twitter. Non so se avete avuto la mia stessa esperienza, però chiudere un account di un social per me è liberatorio. Forse perché fondamentalmente sono un'introversa. Fatto sta che dopo aver chiuso tempo fa quello su Facebook, mi sembra di avere
maggior tempo, anche serenità, maggiore serenità. Comunque, maggior tempo da dedicare alla vita reale, alle cose che contano davvero. Io vedo troppe persone perse completamente nel loro mondo virtuale di giochini e pettegolezzi, ovviamente innocentissimi, per carità. Però gente che neanche si rende conto di chi hanno accanto, del rumore dei propri pensieri. E sinceramente non mi piace affatto essere come loro. Devo dire che purtroppo anche Instagram e YouTube stanno diventando delle macchine a chi ha attenzione. Soprattutto da quando passano i filmati brevi in stile TikTok, che è difficile smettere di guardare. Quando inizi a guardarli, li scorri e non ti fermi più. Però adesso comunque tengo duro e rimango su YouTube, che è questo canale ovviamente, ma anche su Instagram. Spero di non dover essere costretta un giorno a scegliere di toglierne uno o l'altro, perché comunque è l'unico modo che mi rimane per rimanere in contatto con chi condivide la mia stessa passione della maglia e mi dà l'opportunità di parlarne. Ma torniamo alla maglia lavorata. Per quanto riguarda il calendario dell'avvento, scusate, non riesco proprio a parlare. Yeah, è quasi tutto pronto. Mi manca solo un sacchetto maglioncino, cioè il numero 24. E poi vi farò vedere l'opera omnia. Per me, diciamo che scoprirne il contenuto durante l'avvento non sarà certo una sorpresa, però lo sarà per il resto della mia famiglia e quindi non vedo l'ora di metterlo in atto. Però comunque è una sorta di rituale festivo carino che una volta pronti questi maglioncini potrei ripetere ogni anno. È stato impegnativo, perché ho dedicato praticamente la metà delle mie domeniche del 2022 alla costruzione di ogni maglioncino, fin da gennaio. Ma se non avessi fatto così, se non mi fossi impegnata in maniera così costante, sono sicura che difficilmente sarei riuscita a portare a termine un simile progetto. E devo dire che come sfida mi è bastata. Bene, spero di avervi fatto buona compagnia. Ci vediamo a dicembre. Arrivederci.